Penso che in questo momento, proprio per essere più chiari e più trasparenti, sia necessario che il sindaco venga in consiglio comunale e ci spieghi tutte le consulenze date non solo da Coingas, ma a questo punto chiederemo che vengano spiegate anche tutte le consulenze date da tutte il resto delle partecipate. E chiaramente chiediamo appunto all'assessore Mera di fare un passo indietro. Il Partito Democratico Aretino torna all'attacco sulla vicenda Coingas, la bufera che vede coinvolti tra gli altri anche l'assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Arezzo, Alberto Merelli. Chiaramente aspetteremo i risultati della magistratura e tutte le indagini che porteranno, che saranno condotte in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, e con la speranza che si arrivi presto a una conclusione di tutte le indagini e che vengano fuori eventuali responsabili. Chiaramente in questo momento però chiediamo all'assessore Merelli che dalle intercettazioni che sono uscite nei giornali si delinea insomma una sua posizione comunque diciamo problematica o comunque di interesse in qualche modo rispetto a questa vicenda, che l'assessore Merelli faccia un passo indietro e che si ridia le deleghe al sindaco per quanto riguarda appunto delega al bilancio e alle partecipate. Intanto già oggi qualcuno degli indagati potrebbe fare istanza al riesame contro i sequestri, memorie di computer e smartphone, oltre che a documenti prelevati dalla Digos, mossa che consentirà alle difese di avere almeno una parte delle carte in mano alla procura, quelle che non sono state ancora esplicitate nel decreto di sequestro. Nell'inchiesta, oltre all'assessore di Palazzo Cavallo, sono indagati anche l'ex presidente di Coingas, Sergio Saderini, il commercialista Marco Cocci, tutti accusati di concorso in peculato per due consulenze da 440.000 euro, di cui la procura sospetta l'inutilità, l'attuale presidente della partecipata Franco Scortecci e la dipendente Mara Caccioli, che devono invece rispondere di abuso d'ufficio e favoreggiamento.